Oggi preparo il risotto alla milanese, quello proprio della tradizione, non è un semplice risotto giallo. Allora, inizio perciò a preparare del brodo di carne. Questo lo faccio appositamente per preparare il risotto, perché ci vuole il brodo di carne. Questi sono gli ingredienti che userò. Per il brodo di carne, state sentendo adesso il fischio della pentola a pressione dove sta cuocendo, eccolo là. Ho usato il cappello di prete, perché? Perché è un taglio di carne che a me non è che piaccia particolarmente, però fa un brodo molto buono e questo è essenziale per avere un buon risotto alla milanese. Allora, cosa serve perciò? Serve il riso, due manciate a testa, io sto usando il Carnaroli, questo arriva direttamente dal Piemonte, da una risaia, però va benissimo anche l'arborio, eh. Poi del parmigiano reggiano, ne vorranno circa 50 grammi. Zafferano, quello buono, mi raccomando, io uso il tre cuochi, a me piace questo. Cipollina, potete usare anche quella bianca. Mezzo bicchiere di vino bianco secco. Poi ho 35 grammi di midollo di bue, questo ve lo fate preparare dal macellaio, e 70 grammi di burro. Andrebbero messi 100 grammi per due persone. Però vabbè, dai, facciamo un pochino di dieta, chiamiamola così, eh? Perciò seguite la ricetta e niente, state con Mix & Remix in cucina. Il brodo è pronto. Perciò adesso ho messo nella pentola, tenendo il fuoco basso, la cipolla, il midollo, metà del burro, un pizzico di sale. Adesso bisognerà far cuocere la cipolla lentamente, ma non deve dorare, eh? E intanto anche il midollo si scioglierà. Pian piano il midollo si sta sciogliendo, eh? Magari lo rompete un pochino con il cucchiaio in modo da aiutarlo, però vedete come sta diventando il fondo. Che profumino che c'è già in cucina, mamma mia! Intanto ho tolto la carne dal brodo e anche le verdure. Per comodità ho messo il brodo in un pentolino. Adesso accendo il fuoco in modo da tenerlo al caldo finché non è pronto quello che stiamo facendo qui. Mamma mia, ma un profumino che si sente! Che è buonissimo. Fondo di cottura, no. È il momento di buttare il riso. Ecco qua. Bene. Cominciamo a mescolarlo. Dove vai, pentola? Facciamo tostare bene e poi mettiamo il vino bianco. Anche questo va fatto svaporare bene. Allora, adesso deve essere fatto anche un po' asciugare, poi metteremo il brodo. Bene, è arrivato il momento di mettere il brodo. Allora, giù il brodo, teniamone lì un pochettino, nel caso asciughi troppo. Adesso va abbassata un pochino la fiamma, non del tutto però, abbassata un pochino la fiamma, mescoliamo bene perché il risotto non deve attaccarsi al fondo, eh. La mamma diceva sempre, ma no, attacca giù il risotto, che in milanese vuol dire non far attaccare il risotto al fondo. Adesso è il momento di mettere anche lo zafferano, che ovviamente ho le mani un pochino umide perché stavo preparando le cime di rapa, e va bene, ok, bene, zafferano giù, una bella mescolata, questo darà bel sapore, lo farà diventare giallo come il sole. Allora, non abbandoniamo il nostro risotto, eh? Dobbiamo tenerlo controllato e tenerlo anche mescolato.
Tenete caldo il brodo che avete avanzato perché quando si asciugherà magari un pochino il risotto dovrete metterlo, eh. Io ne ho messo più della metà dentro alla pentola. Nel frattempo cosa sto facendo? Le cime di rapa al vapore. Eh sì, qui la cucina va, eh. Oh, ma che bello questo risottino. Bello giallo, 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 giallo. Ok. È il momento di aggiungere ancora un pochino di brodo, perché tende ad asciugarsi, perciò giù un pochino di brodo ancora. E mescoliamo perché non deve attaccarsi il riso al fondo della pentola, ovviamente. Se il fornello che avete ha la fiamma un po' troppo alta e più di così non si abbassa, mettete pure un coperchio, in modo che il vapore aiuterà a mantenere comunque la quantità del brodo, perché altrimenti vi ritrovate in 10 minuti a dover usare magari dell'acqua per ad aggiungere al brodo, il che non è il massimo, insomma. Allora, aggiungiamo il resto del burro, facciamo mantecare. Mettiamo anche il parmigiano. Qua. Un pochino l'ho lasciato. Mescoliamo bene perché il risotto deve mantecare bene, poi lo lasciamo riposare un minuto. Quella cosa che vedete è la cipolla cotta, anche un pochino di midollo che vabbè, resta così, insomma, quando è cotto. Ok. Mettiamo bene. Adesso spegniamo il fuoco e lo lasciamo lì un minuto a riposare. Il nostro risotto alla milanese tradizionale è pronto. Eccolo qua nel piatto, pronto per essere mangiato e gustato. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like e se non siete iscritti potete iscrivervi. Io sarò felicissima, potrete vedere così anche attraverso gli aggiornamenti che vi arriveranno altre cose, non solo la cucina, ma se guardate nel mio canale c'è veramente un po' di tutto. Intanto, buon appetito a tutti e gnam! Questo me lo mangio io. Ciao!